Voi siete tutti giovani, molto più giovani di me, tutti quanti, Magari. beati voi, però essendo più giovani di me, conoscete un pochino meno la storia più recente, perché a scuola non si insegna e quindi diventa approssimativo. Vedete, il potere del pubblico ministero, per esempio, no? Si diceva negli anni 70 che la poltrona del Adesso mi devo procuratore della dare Repubblica di proprio, perché Roma io di fatto non valesse ci avevo. come un paio di ministeri, un paio di ministeri. Cioè c'era più potere alla Procura della Repubblica di Roma piuttosto che in due dicasteri. Ed era così, ed era così. Questo per dire come noi dobbiamo dimensionare quello che diciamo in relazione a un trascorrere di un passato che oggi ci immaginiamo completamente diverso da quello che era. Allora, vediamo di evitare di individuare dei miti che non sono mai esistiti. Questo, secondo me, è molto importante che noi ci misuriamo con la storia per quello che è, piuttosto che non per come, mi verrebbe da dire, ci fa comodo. Perché, bene o male, ciascuno di noi tende. E poco, ma un pochino si è visto anche quest'oggi, tende a esercitare la sua partecipazione a quella che io ritengo comunque essere ancora, nonostante la caduta del fascismo qualche 74-75 anni fa, una corporazione. Io una cosa che vedo sparsa in giro per l'Italia, come vi dicevo, non tanto qui, perché qui mi sembra che, beh, insomma, qualche accenno sia stato fatto, anche per certi versi, ogni tanto qualche accenno potente, però non è stato questo il registro generale. Mentre il registro generale a me sembra sia un registro in cui ogni corporazione, io la chiamo così, lavora per sé molto, moltissimo in queste prese di posizioni pubbliche, soprattutto, no? Perché poi magari nel lavoro concreto di tutti i giorni non è così, lavora per sé, contrapponendosi alle altre. Qui i soggetti sono quattro, no? Sono quattro. C'è la politica, c'è l'informazione, c'è la magistratura, c'è l'avvocatura. Attenzione, secondo me mancano un paio, ma mancano veramente un paio di interpreti che dovrebbero essere considerati. Uno, quello di livello più alto di tutti gli altri, è rappresentato dalla nostra Costituzione. E l'altro è l'utenza. L'utenza, cioè chi di questi servizi dovrebbe usufruire. A me sembra che nel dibattito manchino tutte e due, ci sono così, degli accenni che sono degli accenni che tendono così a creare delle emotività che per carità sono anche giustificate, no? Però l'utenza corrente noi ce la dimentichiamo sempre. Tutti quanti, io sto parlando di tutti quanti. C'è il Tangentopoli che dopo 30 anni continua a suscitare interesse. Si diceva che per tutte le indagini che durate anni in Italia nel campo della corruzione si sono suicidate 31 persone, mi pare, no? Il dato fosse quello. 32. 32, chiedo scusa, No. ogni anno la stragrande maggioranza delle quali suicidatesi fuori, che è un dato importante secondo me, fuori dagli istituti penitenziari, ogni anno in Italia si suicidano nelle carceri una sessantina di persone. Una sessantina di persone. Che sono assolutamente dimenticate. Quando io parlo di utenza, mi riferisco all'utenza in generale. Tangentopoli, cioè Mani Pulite è stata l'inchiesta, l'indagine, forse l'unica che è arrivata a
ad avere qualche minimo esito tra tutte quelle che sono state aperte nel corso della nostra storia, che continua a interessare ancora adesso perché riguardava come persone coinvolte colletti bianchi. E attenzione, perché siamo tutti qui, anche se io ho una camicia blu quest'oggi, per caso, qui siamo tutti colletti bianchi. E allora forse è anche interessante riflettere un pochino su questo argomento. Siamo tutti colletti bianchi e allora stiamo cercando una soluzione non del tema della ingerenza della violenza, perché sempre violenza è il monopolio della violenza, no? Il processo penale in particolare e la pubblica sicurezza. Non stiamo parlando dell'ingerenza dello Stato attraverso questi strumenti nella vita del privato, nella vita dell'utente, nella vita del cittadino. Ma alla fin fine, se ci pensiamo bene, stiamo parlando un pochino degli interessi delle varie corporazioni. I magistrati, dicevo, oggi un po' meno del solito, oggi quasi per niente, i magistrati parlano, si difendono, gli avvocati si difendono, i giornalisti si difendono. L'unico a essere un pochino fuori dal giro, perché poi non è che entri dentro sotto il profilo del potere, era Vannucci, perché lui fa il sociologo. E allora sta in un altro campo, sta fuori. Può essere l'osservatore terzo. Io credo che sarebbe invece molto utile e anche molto interessante porsi in una prospettiva diversa. Cioè chiedersi veramente, ma che cos'è che non va e perché, indipendentemente da questo conflitto tra corporazioni, che è quello che poi ci mette ma necessariamente sulla difensiva quando si parla di questi temi. Per esempio, no? La separazione delle carriere. Io credo che ormai le carriere siano separate di fatto. L'unico passo ulteriore potrebbe essere quello di creare due consigli superiori della magistratura, uno per il pubblico ministero e l'altro per il giudice. Possiamo chiederci qual è lo svantaggio e qual è il vantaggio per i cittadini? Qual è il vantaggio e qual è lo svantaggio per il cittadino per una cosa che comunque è già avvenuta? Sarebbe anche un discorso accademico questo, perché è già così. Non è che qui bisognerebbe provare a rivalutare, ammesso che si sia in tempo, proprio il concetto della Costituzione a proposito della unitarietà della magistratura. Perché questi signori, che hanno tanti, hanno pensato di organizzare così l'ordine giudiziario? Non chiamiamolo potere, perché sennò... Ma perché hanno pensato di organizzarlo così? Erano fuori dal mondo, ma ce n'erano d'avvocati, che facevano anche molto onore alla categoria e che si sono anche spesi moltissimo per riuscire a diffondere il senso della Costituzione. Come mai? Perché? Cioè, proviamo a chiederci questo. Proviamo anche a chiederci da che cultura discende la nostra Costituzione e quindi l'approccio della nostra Costituzione a proposito del sistema giudiziario, della giurisdizione, della giurisprudenza. Andiamo a vedere queste cose. E allora forse, magari, se noi ci riflettiamo fino in fondo, ma riusciamo a capire un qualche cosina di più a proposito di argomenti sui quali si sta dibattendo oggi, dimenticandosene. Io, francamente, lo penso sotto tutti i profili e per qualsiasi aspetto. Attenzione, la Costituzione è la Costituzione. Non è che si possa poi intervenire troppo sul contenuto di ogni singolo articolo,
Io ho dei dubbi sull'opportunità di aver modificato l'articolo 111 così come è stato modificato. Anche perché si è scelto alla fine, sostanzialmente, o comunque si è data la possibilità di dare un'interpretazione di conformità della cultura del processo accusatorio con la nostra cultura di base. Provate a pensare quanto il processo cosiddetto accusatorio, introdotto nel 1988, entrato in vigore nel 1989, io ho fatto parte di una delle commissioni, mi ricordo bene, quindi qual è stato il dibattito, quanto il processo cosiddetto accusatorio è stato rifiutato da tutti, dai giudici, dagli avvocati, dal legislatore, dalla Corte Costituzionale. Noi ci chiediamo un po' perché. Cioè, proviamo a chiederci perché. E forse perché non era proprio in linea del tutto con la nostra cultura. La cultura vuol dire il modo di pensare le relazioni. E allora un sistema di questo tipo magari non va tanto bene. E pensiamo invece perché chi ha scritto la Costituzione ci ha messo dentro delle cose che sono anche oggi parte di un dibattito serrato, serratissimo. Per esempio la presunzione di innocenza. Perché ci ha messo dentro? Noi, secondo me, ci siamo dimenticati qual è l'origine, nel senso del principio di base della nostra Costituzione, il riconoscimento universale della dignità delle persone, della pari dignità, e in conseguenza il bando della discriminazione. Guardate che è fatta tutta così la Costituzione, eh? C'è qualche disattenzione da qualche parte, sì, ma sono poche cose. Il punto di partenza vero è quello del bando della discriminazione. Secondo me, per arrivarci veramente, perché ancora siamo lontano, è necessario che noi, chiamiamoci categorie adesso, poi io non sono più nessuna categoria perché sono 15 anni che sono uscito dalla magistratura, però come cittadino anche si fa le cose. Ecco, usciamo dalla logica della contrapposizione e ci mettiamo nella logica del lavorare insieme. Nella logica, adesso lo stiamo facendo, per esempio, no? E credo che lo stiamo facendo anche abbastanza bene. Io devo dire che sono molto contento di partecipare a un dibattito, a un convegno così misurato. Poi magari c'è qualche cosa che ogni tanto scappa, ma per forza, no? Perché non si può essere perfetti, siamo esseri umani. Però è molto utile, ecco, confrontarci in questo modo. A me pare che manchi ancora un passo per riuscire a lavorare veramente insieme. E per lavorare insieme, secondo me, la storia dà una mano e dà una mano anche forte. Sotto tanti profili, sotto anche dei profili di carattere addirittura economico. Pensate, nessuno di voi ha un'età tale da poter andare indietro. Forse, beh, io mi ricordo che l'avvocato Nardo c'era anche all'epoca di Mani Pulite, anche se anche lui era molto più giovane di oggi. Che lavorava insieme all'avvocato Saponara, no? Mi ricordo bene. Ecco, il fatto che si abbia molto poco presente la storia, in qualche misura ci penalizza e ci penalizza tanto. Io credo che comunque lo sappiate tutti quanti che prima del 1992 era impossibile guardare nei cassetti del potere. Che così come l'ho detto io, sembrerebbe quasi una specie di devianza, di trasgressione, come i cassetti del potere.
correttamente bisognerebbe dire nei cassetti di persone che avevano un potere solido. Era impossibile, a me è successo due volte che le mie indagini venissero portate con una giustificazione, lasciamo perdere, a Roma per fare in modo che non emergesse nulla. E chi è che l'ha fatto? La Cassazione e poi la Procura e l'Ufficio Istruzione di Roma. Per carità, assolutamente in buona fede, io non voglio pensare, ma perché la logica, la cultura di allora era quella. E noi dovremmo andare indietro a vedere. Andare indietro a vedere cos'era la magistratura negli anni 60. E nessuno di voi c'era. Io facevo l'università negli anni 60. Il Consiglio Superiore della Magistratura allora, appena costituito, era formato da, cos'erano allora, erano 20, su 20, credo che fossero 19 appartenenti alla stessa corrente, c'erano già le correnti, e c'era anche l'UMI che era separata dall'Associazione Nazionale Magistrati. 19 su 20 erano. Vuol dire che esisteva un blocco di pensiero, che era quello per cui poi alla fine insomma, ci si occupava di ladri di galline. E per il resto, per carità, quando qualche scavezzacollo, no, guardava all'interno dei petroli, per esempio, o di Italcasse, o di cose del genere, paf, via, tutto spariva. Tutto spariva come una specie di gioco di prestigio. Allora, a me sembra che frequentemente si rimpianga, anche senza dirlo, quella magistratura. Oggi, attenzione, noi stiamo correndo un rischio, la magistratura sta correndo un rischio fortissimo, anche per via delle leggi che sono state fatte. Perché nella magistratura si è inserita la carriera. E io sono, ma non lo so, io faccio fatica a vederlo e a capirlo come, quando e perché tanti ex colleghi ci tengano così tanto a smettere di fare i giudici per fare, o i pubblici ministeri per fare gli amministrativi. Perché il presidente di un tribunale grande come quello di Milano non fa più il giudice, fa l'amministrativo. E ci sono quelli che sono capaci e hanno voglia, ma ci sono anche quelli che vogliono esclusivamente perché è un simbolo per il potere e così via. E questo è indubbio, perché se no non ci sarebbero tutte le telefonate, tutte gli approcci e così via che saltano fuori, no, da quel che è emerso per l'Hotel Champagne, dove peraltro, guarda caso, e qui qualcuno me lo deve spiegare, c'erano magistrati e c'erano politici. E com'è sta storia che i magistrati sono i cattivi e i politici niente? Questo possiamo darne atto. Com'è questa storia? Che i magistrati sono i cattivi e i politici invece va benissimo che cerchino di influenzare le nomine importanti parlando con magistrati che sono quelli che poi votano. Quello che viene suggerito, magari, non lo so, dai politici. Cioè, io non riesco a capire questi meccanismi, no? Allora, ribadisco e sottolineo, proviamo a lavorare insieme, ma tutti quanti, e la stampa, e l'avvocatura, e la magistratura, e la politica, e magari anche gli utenti, ai quali bisognerebbe far ben presente com'è che funziona la macchina della giustizia. Ma, voi lo sapete, e se ne parla pochissimo, che l'esecuzione penale in carcere costa 3 miliardi e 200 milioni all'anno,
per produrre il 68% di recidivi. Guardate che qui facciamo finta di niente quasi tutti. Facciamo finta di niente quasi tutti quando non ci succede di parlarne, magari perché ci interessa per altri motivi. Non abbiamo da dire qualche cosa agli utenti. Cioè, al di là dei temi che diventano quasi scandalistici, no? Quante sono le persone assolte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sotto il profilo costruttivo, cos'è che serve fare? Cosa serve fare sotto il profilo proprio della costruzione? Non ribadisco, non è questa la situazione, però quante volte ci si butta addosso fango. Invece di contribuire a fare in modo che sia vero quello che dice la Costituzione e a fare in modo, attenzione, che ci si preoccupi, è giusto, giustissimo, altro che se è giusto, dei 32 suicidi di Mani Pulite, ma ci si preoccupi di fare in modo che oggi in carcere non si suicidi nessuno. Non si suicidi nessuno. Allora, secondo me, dobbiamo tutti quanti darci un pochino una regolata, no? Riuscire, insomma, a rassettarci, a registrarci un po', cercando di uscire, io ne sono convinto, convintissimo, da questo meccanismo che è quasi automatico di tutela della categoria che sta dietro al pensiero io sono più bravo e che riguarda tutti quanti, riguarda tutti quanti questi interpreti, per cercare di mettersi insieme a fare cose che servano e che servano per davvero, magari programmandole anche, perché io mi sento delle volte un pochino con l'acqua alla gola, che ci siano delle scadenze, che se non fai entro dopodomani questa roba qua, salta per aria al banco. Magari programmando, guardando a 5, 10, 15 anni di distanza. Io continuo a pensarci, ma se 30 anni fa, quando emerge il sistema della corruzione, si fosse investito in educazione. Su questo tema, sul tema della corruzione, sui tema dei rapporti interpersonali e così via. Ma oggi saremmo un paese diverso oppure no? E se la smettessimo di trasportare qualsiasi tipo di responsabilità, e cioè qualsiasi tipo di risposta, dal livello civile in senso ampio al livello penale, ma non ci si guadagnerebbe molto, molto, moltissimo. E quindi io con il processo accusatorio un po' la vedo molto, molto, molto diverso. E certo che se però non sarebbe tanto popolare in varie categorie è quello di diminuire drasticamente il peso dell'intervento penale. Ma proviamo a riflettere su queste cose. Qui è necessario cambiare tanto, tanto, tanto e poi ancora tanto. Io allora, e arrivo alla domanda che mi avevate gentilmente fatto, io allora avevo pensato, ma facciamo una cosa tipo quella che è stata fatta in Sudafrica. Chi racconta, restituisce e si allontana per un breve periodo dalla vita politica, esce dal processo, basta, punto, via. Il processo non è più un'arma, no? Ma non ci va più nessuno in prigione. Però è necessario ricostruire tutto. Perché anche qui, se si fosse ricostruito tutto, noi ci siamo andati abbastanza vicini, ma molto lontani, e se si fosse stato ricostruito tutto, se tutto fosse stato ricostruito, avremmo potuto ripartire da un piede con un altro piede. Io credo poi che involontariamente, qualche volta, qualche affermazione degli interpreti di allora venga presa separata da un contesto.
E il contesto è anche il contesto legislativo. Per dire, no? A proposito della custodia cautelare, credo che sia stato ribadito, detto, ridetto, stradetto. Noi abbiamo un articolo 274, che è stato riformato chissà quante volte. Le riforme del 274 non sono servite mai a nulla, giusto? Poco, pochissimo, quasi niente. Questo articolo dice che può essere, tra le altre cose, può essere, o forse deve essere, disposta la custodia cautelare in carcere quando, essendo insufficienti tutte le altre misure, questa è necessaria per evitare il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione nel reato. Andiamo a vedere cosa è successo lì. Qual era la strada per riuscire a eliminare il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione? Qual era la strada? E consisteva soltanto nel dire: io queste cose ho fatto, per cui adesso non potrò più farle. Ma io mi chiedo, ma è possibile che si usino dei parametri diversi per la corruzione, per i falsi in bilancio, eccetera, eccetera, rispetto a quelli che si usano per il furto d'auto e la rapina e l'estorsione e così via? È possibile. E voi che siete qui che parla degli avvocati lo sapete benissimo che il ricorrere a certe formule è usuale per la criminalità, diciamo così, di strada, no? E forse anche per una parte di criminalità mafiosa. Allora, questo insistere sul fatto che Mani Pulite è stata lo scempio per via dell'uso dell'abuso della custodia cautelare. Ma proviamo a dare una dimensione. Proviamo a dare una dimensione. Quante persone vengono arrestate oggi a Milano, ogni giorno? Forse può aiutarci Sergio Rossetti, io credo che saranno oggi, saranno una quarantina, forse un po' meno per via del Covid, eccetera, della modifica dell'ordinamento. Allora, 1992, saranno state 30 al giorno. Lo so perché facevo il turno esterno e quindi mi capitava. Una trentina al giorno per 365 quanto fa? Qui si va su matematica, è difficile. Qualcuno prende una calcolatrice, siamo tutti avvocati. Diciamo che fatti matematica zero, proprio. Sono 10, sì, del best 10. Diciamo, fidatevi, fa più di 10.000. Gerardo ci mette in crisi così. Ci metti in crisi, Gerardo. Commercialista in sala. Abbiamo fatto giurisprudenza anche per evitare di fare questi calcoli. Avete tutti il cellulare, è facilissimo farlo. Si fa 300 per 365. Circa 1.100 persone. Ma abbiamo detto 40 per 365. Sono 365. Per 10, oltre 10.000. 10.000 circa, via. Facciamo non consideriamo i festivi, via. In Mani Pulite, Milano, due anni. Ma poi ci sono state 900 persone, sono state tante. All'anno 450 contro 10.000. 450 contro 10.000. Per dei reati, che caspita. Poi i numeri sono quelli che sono come esito. Ha detto il professor Vannucci, che è neutro, nel senso che non appartiene a nulla, che comunque il numero delle condanne, tra condanne e patteggiamenti, è superiore lievemente alla media generale. E noi stiamo qui a dire, guarda quei cattivi che hanno abusato della custodia cautelare, applicando il codice. Allora, io credo che sia proprio necessario riuscire a, in primo luogo, a rivederci. Io mi sono rivisto tanto che mi sono dimesso dalla magistratura perché
penso proprio, ma lo penso per davvero, che il carcere così com'è sia inutile, che sia inutile anche il processo penale. È necessario scoprire, però ci si ferma lì e si usa qualche cosa di diverso. Però direi che sia necessario proprio rifondarci per riuscire a trovare per davvero una strada alternativa a questo sistema che i conflitti li mantiene e li alimenta. Noi abbiamo una Costituzione inclusiva, è quella che dice che le persone si prendono, non si buttano. È quella che dice l'articolo 10, comma terzo, che lo straniero che nel suo paese non può usufruire delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione ha il diritto di essere accolto. Il diritto di essere accolto. È così la Costituzione, lo spirito della Costituzione è questo qua. Allora forse usciamo dalla logica del conflitto, che esiste anche tra le corporazioni, entriamo nella logica dell'inclusione. Applicando anche qui un altro principio della nostra Costituzione che ci dimentichiamo molto 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 spesso. È quello che viene dopo l'affermazione forte: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo eccetera e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà. Dottore, io le devo chiedere di andare a concludere perché abbiamo già ancora tre interventi in programma. Mi scuso, anzi, la ringrazio per la passione. Scusa, basta che me lo diciate. Io ho perso il senso del tempo, finisco immediatamente. Io la ringrazio per la passione del suo intervento. Solidarietà anche tra le varie categorie. Grazie mille.